Salve a tutti e benvenuti. È la prima volta che registro con la mia nuovissima GoPro, sono contentissima, anche se mi fa ancora strano perché adesso sostanzialmente non perderò tempo a guardarmi riflessa, ma vedrò direttamente nell'obiettivo perché la macchina non ha. Cioè, praticamente io so che sto registrando tramite il mio telefono, ma non tramite la macchina. Vabbè, è un casino, però sono contentissima. Finalmente nuovo video sulla ruota dell'anno. Sto registrando questi video la settimana prima che li caricherò. Quindi non so se riuscirò a caricare tutto, come vi ho promesso, il nuovo animale o il nuovo strumento, perché questa settimana sarà una tragedia, lo so, lo dico ogni settimana. Però sostanzialmente oggi è venerdì e non avrò giorni a casa fino al prossimo sabato. Quindi capite che una settimana di fila a lavorare non mi toglie tutto il tempo a mia disposizione. Comunque, partiamo subito. La quarta domanda che completa il primo mese, è già passato un mese incredibile, di questa YouTube Pagan Challenge, è dedicata alla ruota dell'anno e sostanzialmente chiede, in generale, che rapporto noi abbiamo con la ruota dell'anno. E partiamo subito. Io, tra le varie cose, diciamo, del cammino pagano, se c'è proprio una cosa che mi piace particolarmente è lo studio di tutte quante le festività. Fin da subito, da quando cominciai, ho trovato sempre affascinante da morire tutta quanta il ciclo delle stagioni, tutto quanto il perché di varie tradizioni che noi già magari avevamo, perché poi sostanzialmente tutta quanta le festività pagane sono state poi dopo prese dalle festività cristiane. Quindi mi è piaciuto in un certo senso dare una sorta di definizione, di capire da dove venivano determinate cose che noi facevamo magari le facevamo senza comprenderle a fondo da dove nascevano, da dove provenivano. Quindi ecco, questa possibilità di capire anche per quale motivo venivano festeggiate determinate cose, per quale motivo le popolazioni antiche offrivano determinati doni per avere in favore poi dopo la fertilità dei campi e cose così. Anche il vivere proprio, perché poi quando, sicuramente magari non il primo giro, ma man mano negli anni si impara anche ad armonizzarsi con la ruota e quindi automaticamente vedi se per esempio ad Ostara si cominciano a piantare i semi, si cominciano a piantare i propri intenti, in un periodo dell'anno come questo che si inizia il raccolto, tu cominci proprio a comprendere che i frutti che hai concretamente seminato, il tuo comportarti bene, il tuo lavorare in comune accordo per questa cosa, effettivamente ha poi un tornaconto e si conclude poi il ciclo, cioè si ha una ciclicità e un darsi degli obiettivi. E io penso che questa sia una delle cose più importanti, perché vivere con degli obiettivi, vivere comunque con delle ambizioni, rende anche il tutto più concretamente non utile, però ci fa star bene con noi stessi, non ci fa sentire che camminiamo, che costruiamo, che stiamo comunque lavorando sia per noi stessi che per la nostra vita, o che comunque magari stiamo portando avanti un progetto per le altre persone. Quindi questo non può fare altro che farci star bene, non può fare altro che farci crescere come persone, indipendentemente che come pagani. Io una cosa che mi sento sempre di dire agli altri è che, indipendentemente dal sentiero pagano, bisogna comunque costruire la propria persona, indipendentemente da questo. Cioè, osservare, determinate cose, avere una propria morale che esula, diciamo, da tutta la questione paganesimo e altro. O, per esempio, la legge del 3, tu non devi fare del male agli altri, non perché poi ti torna indietro, tu non devi fare male agli altri perché è una cosa sbagliata. E non si può volere del male al prossimo. Ovviamente, se poi qualcuno ti fa qualcosa di negativo, devi prendere un attimo le distanze e non è che stai lì a farti far male. Ma comunque questo è un altro discorso. La ruota dell'anno io la sento veramente, veramente profondamente dentro di me. Mi piace, e questa cosa l'ho imparata poi dopo vivendo tra Napoli e Londra. Mi piace moltissimo osservare il cambiamento delle stagioni, mi piace moltissimo osservare che tipi di mutamenti fanno gli alberi, che tipo di mutamento ha il clima, il sole.
Una cosa che ho potuto apprezzare moltissimo quest'anno stando a Londra ed essendo molto più circondata dal verde è stato proprio il passaggio dall'albero totalmente spoglio all'albero tutto pieno di foglie e vedere poi le gemme, il fatto che piano piano le foglie si aprivano e diventavano poi queste belle foglione che sto guardando in questo momento. Di questa cosa ho potuto beneficiare qui perché a Napoli concretamente non potevo andare al bosco tutti i giorni e zone verdi vicino a casa mia non ce ne stavano. Qua invece per andare al lavoro devo passare proprio in mezzo al parco e abbiamo questo albero meraviglioso qua, cioè che in realtà ne sono più di uno, che è tipo gigantesco e mi ricordo che quando siamo arrivati era completamente spoglio, cioè si vedeva tutto quanto il palazzo di fronte. Adesso invece è talmente talmente pieno di foglie che non si riesce neanche a vedere neanche un minimo dall'altra parte. Mi ha fatto sentire, ecco, questa appunto è stata una delle lezioni che ho potuto apprendere da quando sono qua. Il cercare di connettermi, il cercare di osservare, soprattutto il comprendere che nonostante noi siamo impegnati nelle nostre vite, nonostante comunque noi abbiamo tanti pensieri durante la giornata, la natura continua, cioè la divinità, il senso divino, il magico ci circonda, anche se noi non gli prestiamo attenzione, anche se noi siamo pieni di cose da fare, anche se noi siamo totalmente dedicati ad altro. La vita continua a scorrere, c'è questo cambio e riciclo continuo che anche in questo momento in cui sto parlando c'è sempre, non smette mai e io penso che questa cosa sia una delle cose più magiche che c'è. Ed è proprio una delle cose che ho imparato stando qui, perché a Napoli purtroppo cemento e palazzi ovunque, qui invece sono riuscita un attimino a connettermi di più. E sì, quindi anche questo imparare che la ruota è sempre in circolo, che non si ferma mai, che non, di certo non sta a aspettare a noi, tutte queste piccole cose, secondo me, se uno non ci sta dentro, non ci arriva a riflettere. Quindi sicuramente poi vivendo un sentiero come il nostro può capirlo meglio. E sì, io sostanzialmente sono molto molto legata ai Saba in generale, alla ruota dell'anno, perché forse di più che degli Esbat, devo dire la verità, perché in realtà da subito, io mi ricordo da quando iniziai, una delle prime cose che mi misi a studiare, anche scriverla sul Libro delle Ombre, fu proprio questa dei Saba e nelle festività solari, anche perché adoro tutta quanta la parte sul folklore, sulle tradizioni popolari, soprattutto il perché ci sono determinate cose. Per esempio, io so non precisamente che nelle zone di Napoli, di Avellino e Benevento, ci sono addirittura proprio delle feste di paese durante Ostara. No, no, scusatemi, durante Imbolc, proprio su questa questione della luce, delle candele. Insomma, sono cose che indipendentemente dalla questione pagana mi interessano da morire, cioè questo è proprio della parte antropologica e mi affascinano tantissimo, quindi sì, diciamo che il mio interesse verso la ruota dell'anno è a 360 gradi. Anche perché poi adoro, sì, festeggiare da soli e vivere il paganesimo da soli è una cosa bellissima perché ti puoi conoscere, ti puoi scoprire ogni giorno e puoi migliorare ogni giorno. Però se c'è una cosa che proprio adoro e mi piace tantissimo è organizzare i sabba per quando poi sono con le lune. È una delle cose che forse mi piace di più, ancora di più degli incontri, perché non soltanto hai la possibilità di conoscere il punto di vista di altre persone, l'energia di altre persone, ma poi si vivono proprio momenti bellissimi insieme, pieni di colori, pieni di un'atmosfera che difficilmente sono riuscita a ricreare poi da sola. O anche la costruzione dell'altare per i sub, insomma, è una di quelle cose che mi piace tanto, tanto, tanto. E spero che questo video sia stato quantomeno esaustivo. Io in realtà tutte le volte che rivedo i miei video non sono poi tanto convinta. A maggior ragione adesso che sto registrando con questa macchina nuova, non so come andrà a finire. Però spero di riuscirlo a caricare, anche se la risoluzione non so se sarà più o meno buona o altro, spero di riuscire ad ottenere un qualcosa di buono. E io vi ringrazio, vi lascio un bacione, spero di riuscire a caricare quanti più video possibili in modo da riuscire a portare avanti tutti quanti i progetti. Vi lascio un bacio. Mua!